Sono Samantha Zanarini, la vicepresidente di Ventipietre. Io in realtà dico veramente poche cose. Da cosa nasciamo? Cioè dalla volontà di cinque persone che entrano in questo spazio per dargli un'identità di spazio comune, cioè per dare la possibilità a cittadini e ad associazioni di avere un posto dove potersi trovare e dove poter svolgere attività, con delle finalità tendenzialmente comuni, normalmente hanno a che vedere con progetti, diciamo, non altamente commerciali, non di lucro, giusto per togliere quello che non è. Cosa potrei dire di più? Ventipietre è stata coinvolta da un anno più o meno in un discorso un po' complicato, cioè questa proprietà è stata oggetto di una compravendita, stanno cercando di costruirci degli immobili ed è da un anno circa che stiamo ponendo all'attenzione dei cittadini il fatto che cerchiamo una nuova casa del popolo per poter continuare la nostra attività. Non saprei che altro dire, se qualcuno dell'associazione vuole aggiungere qualcosa in questo momento mi aiuta. Grazie Laura. Ha già detto tutto Samantha. L'unica cosa che mi sento di aggiungere è che Ventipietre è molto sensibile anche ai temi che oggi saranno trattati. Quindi con grande entusiasmo abbiamo accolto la richiesta di Chiara, fatta appunto per la rete che oggi vi parlerà appunto per la presentazione di questo libro, per cui appunto sosteniamo tutte queste tematiche e siamo assolutamente, diciamo, a sostegno di questi temi e a maggior ragione vi diamo il benvenuto qui e vi auguriamo una buona serata, insomma un buon pomeriggio con noi. Sì.